e avremo un nuovo ministro la fine del mese, il 30 luglio, che è il ministro Di Maio, con il quale firmeremo un accordo per il progetto che abbiamo lanciato come ali e che in qualche modo vede Pesaro protagonista, comune adotta comune. Abbiamo cominciato ad ospitare nel Conservatorio Rossini alcune studentesse, in particolar modo Diana, che studiano qua e vengono da Kharkiv, città martoriata dalle bombe, e grazie a questa esperienza allargheremo questa iniziativa comune adotta comune a tantissimi altri comuni italiani. Quindi un luglio carico di gente, carico di eventi, ma carico anche di accordi importanti con il governo italiano. Continuiamo a lavorare in questa direzione per una città e una Pesaro sempre più nazionale.